Siamo live. Allora, intanto, buonasera, l'ospite nostro, bellissimo, sono troppo contenta di avere l'ospite questa sera. Qua mi sento rilassata, lo sai, è già proprio tranquilla. Perché tanto io devo parlare, una cosa faccio quella che scrive i commenti stasera, una cosa bellissima. Allora, benvenuti a questa l'ultima live. Un po' sono triste, però cioè, sono contenta, ma sono un po' triste perché è l'ultima, è il nostro ultimo incontro a tema Jane, a meno che Angelica non ci dia qualche suggerimento, andiamo avanti. Oh, se ci siamo tutte, andiamo avanti. Qualcosina è rimasto. No, infatti, tra l'altro. Pronta, pronta? Oh, fatemi sapere tanto se si vede, perché io leggo solo dei pronta, però voglio sapere se si vede, ovviamente. Tanto attendiamo, perché non lo so se... Eccole! Oh, allora si vede, perfetto. Vedranno, sì. Si vede, boh, eh no, perché dovete... Allora, vi spiego qual è il problema stasera, che siamo su un'altra piattaforma. Non siamo, si vede, si sente, grande, grazie Ele. E, siamo su un'altra piattaforma, per cui non... Sì, Chiara, vabbè. Il gnocca non poteva mancare. No, beh, ma quello ci deve essere sempre. Adesso un giorno mi presento con i baffi, che non me li sono strappati, tutto il resto, voglio vedere se me lo dice ancora. Siamo su un'altra piattaforma, per cui se c'è qualche ritardo nei commenti è normale perché non, cioè manda su YouTube, ma noi non siamo su YouTube. La professional stasera, proprio. Molto professional. Guarda, guarda, già, ciao Angelica, pendiamo dalle tue labbra. È Oh mio Dio. già pronta e impacchettata, te, così via. Aspettiamo Bene. qualche minuto, così arrivano magari gli altri, sì, con calma, con calma. Mi raccomando, tutte le curiosità, anche le cose più assurde, preparate. Tipo, quante volte andava in bagno Jane Austen? Sicuramente Forse questo non lo so con precisione, però. Angelica. Come disse Piton, ti dirò gnocca sempre. Non sei normale, Chiara. Ti comprerò la maglietta con su scritto sempre. Quando riaprono, te la vado a comprare. C'è un negozio che le vende quelle cose qua, di Harry Io ce Potter. l'ho la felpa. Ce l'hai? Sì, Come l'ho l'hai presa? comprata un paio di annetti fa. Sì. Quella proprio Fantastico, della frase di Piton. fantastico. Boh, basta. Fantasia Jane Austen è un attimo. Beh, scusa, è stupendo. Ci dobbiamo prendere anche, fare tutte anche le magliette a tema Jane Austen. Proprio facciamo tutto completo. Infatti, effettivamente... Mi manca, però ho l'asciughino della cucina. Potevo andarlo a prendere così. Io la faccia. Un po' metterci qua e avercelo tutti insieme. Mannaggia. Aspettiamo. Ancora qualcun altro. Mi raccomando, voi battete colpo e man mano che arrivate, così almeno io vedo che ci siete. Aspetta, che intanto Chiara si Non arriva sta. più nessuno. Ma secondo me arrivano in ritardo perché io li vedo di là su YouTube e sto aspettando che arrivino di qua. Infatti, per quello che lo tengo doppiamente aperto. Ah. Sono tornata in questo momento a casa. Noi non abbiamo ancora iniziato, non ti preoccupare. Siamo qua che aspettiamo ancora 5 minuti con calma perché so che questa sera abbiamo iniziato un po' prima. Anche per venire incontro ad Angelica che domani c'è scuola, per cui in Sì. questi mesi ho la sindrome da Jane Austen, guardo male mio marito e mi dico perché dove darsi. Quindi sarà povero Marco, Chiara, povero Marco, cioè scusa, ma sono cosa da dirgli? Chiara, cioè tra l'altro è team Darcy proprio sputata, non c'è neanche dobbiamo chiederglielo qual è il suo preferito. Da Team Filippo a Team Darcy, dai. Mansfield Park l'avete già letto? L'abbiamo già letti tutti, Elena, tutti qua. Mansfield era il primo, vero? Secondo? Primo Era il Emma, secondo, forse. è vero, era il secondo che abbiamo letto, sì. Vero, vero. Quello che alla maggior parte non è tanto piaciuto.
Tu l'hai difeso però, Mansfield. Assolutamente sì. Se Tu l'hai difeso tantissimo, sì. Che però è stasera stato bello. dirò qualche cosina sulla genesi. Ci hai fatto scoprire delle, cioè, nel senso, ce l'hai fatto guardare da un altro punto di vista, Mansfield Park, che noi eravamo un po', tipo, che palle questa, che palle quell'altro, invece No, no, c'è molto da dire. su Mansfield. Sì, me lo sono lasciato per stasera. È il preferito di Angelica MP. No, no, Chi è? no, no. Non è il mio preferito, però diciamo è tra i primi. Vedi, io non lo so, cioè, sai che è difficile se devo scegliere? Cioè, il preferito preferito sì, te lo posso dire, però che tra l'altro è scontato la bestia, però La Jane non ha nessun maschio con la F, come si fa? Frederick, no? Scusa, ma Wentworth. appunto, scusami, siamo team Fred, io sono team Freddy Wentworth, scusami. Beh, anche La Fitz magia. William, no? E appunto c'è anche Fitzwilliam, ragazze. Forse il Perché cognome intendeva. sono talmente abituata infatti a chiamarlo Darcy, c'è scritto sotto. Lo so, lo so. Non chiamatemelo Filippo, però, mi raccomando. E non lo nominate, perché sennò vi sbatto fuori da questa live, adesso, subito. Ha ragione, Vedi, Angelica. Nicole mi dà ragione, l'ha rivalutato tantissimo. No, ma infatti secondo me, cioè, noi siamo partiti tutti a cannone, che palle, e invece poi ce l'hai fatto vedere da un altro punto di vista, per cui sì, assolutamente. Beh, dai, partiamo, dai, al massimo. Sì, Passiamo, passiamo. scusa, mi sono curiosa, dai, sono curiosa di qualche curiosità, di qualcosa, di cosa ci vuoi raccontare su Jane. Allora, intanto spieghiamo perché ho rotto le scatole ad Angelica di sta cosa, perché quando io ho organizzato il gruppo di lettura, Angelica mi ha detto: guarda, io partecipo, però non li rileggo perché io ho scritto la tesi, ho letto un sacco di libri su Jane, giustamente perché c'è scritto la tesi. Io ho detto, io gliela butto lì, vediamo se mi dice ok, no? Perché non vieni a fare una live con me? Perché tu ne sai a pacchi e io invece, cioè, so quello che è normale, ecco, io l'ho studiata, però sicuramente non ne so tanto come te, anzi sono ignorante secondo me rispetto a te. Angelica ha boccato, ha detto, una cosa tranquilla, immagino, e invece, eccola qua, allora che ci racconta, perché dall'alto dei libri che ha letto, ha detto, boh, ne approfitto, così faccio parlare lei e non parlo io. Bene, allora innanzitutto io comincio con ringraziarti perché sono felicissima, nel senso, per me è un onore, ecco, io ti seguo sempre, quindi partecipare con te, con le altre ragazze che ci seguono, insomma, vi ringrazio tutte quante, veramente, gentilissime, carinissime, soprattutto tu in particolare che mi stai troppo simpatica, te l'ho detto tante volte, e sei bravissima. Io provo a dirvi delle cose nuove, ecco, Penny si emoziona. Basta, esatto, basta. Allora, dunque, è stato innanzitutto difficile centellinare le cose da dirvi, nel senso che non volevo essere troppo, come dire, prolissa, perché purtroppo è un mio difetto, devo dire la sincera verità. Però io partirei. A noi ci piace, a noi ci piace, se ci racconti le cose carine, a noi ci piace. Sì, allora, io innanzitutto partirei dal fatto nel distinguere i sei romanzi canonici di Jane, come fanno un po' parecchi critici anche italiani, poi vi dirò magari qualcuno di quelli che l'ha in particolare più studiata, cioè da una parte i primi tre romanzi che lei comunque ha scritto, che sono Ragione e Sentimento, Orgoglio e Pregiudizio e L'Abbazia di Northanger, che è stato pubblicato postumo e poi vi dirò perché è stato pubblicato postumo. E gli altri tre che invece sono i cosiddetti romanzi della maturità. Ok? Per quale motivo sono divisi in questi due grandi gruppi? Perché i primi sono stati scritti, la prima parte scritta, la prima bozza, diciamo, a Steventon, che era la casa natale di Jane, nella contea del Hampshire. Gli altri tre invece sono stati scritti a Chawton, che è sempre nello Hampshire, però è una casa successiva. Perché la vita di Jane, che si sì, dice, ma perché parliamo della vita di Jane? Perché poi quello che è successo a lei, le sue amicizie, le parentele, le disavventure, chiamiamole così, per una ragazza insomma di quell'epoca, che
al massimo è arrivata a Londra, insomma, non è che ha viaggiato per il mondo, ok? Sì. Quella piccola vita che lei ha avuto, però da lì viene tutto, cioè il materiale, i personaggi, le tematiche, anche proprio alcune situazioni che lei ha vissuto le troviamo pari pari nei romanzi. Quindi la vita di Jane Austen è importante per capire come poi ha creato i vari romanzi, ok? Quindi a Steventon, la casa natale, ci vive dal 1775, che è l'anno della nascita, fino al 1801. Perché 1801? Perché improvvisamente suo padre, che era un reverendo, decide di lasciare la canonica al figlio maggiore. Jane ha sei fratelli e una sorella. Lei è la sorella me la ricordavo. Quello no. Sì. Lei è la penultima. In qualche libro, esatto, in qualche libro voi troverete che in realtà sono sette i fratelli. Piccolo aneddoto, Jane purtroppo aveva un fratello che, poverino, aveva, diciamo, delle disabilità, e a un certo punto i genitori l'hanno proprio mandato via di casa da un parente che l'ha adottato, quindi una cosa abbastanza triste. Infatti non compare proprio, cioè lui è completamente scomparso dall'albero genealogico, dall'eredità, da tutto il povero George. Quindi infatti in qualche libro proprio nemmeno è scritto, in qualche biografia, i fratelli sono sette, invece in realtà erano otto. Però vabbè, a parte questo. Quindi esatto, cioè, Corello, dai, scusa. Sì, guarda Chiara, me lo anch'io stavo per fare. Sì, me lo ricordo dal film Becoming Jane, quel fratello lì. Brava, però lì in realtà lo fanno vedere che era a casa, in realtà lui già da bambino l'avevano mandato. Ah, l'avevano, cioè se era mandato, sì. Subito da bimbo. Sì, da bimbo. E quindi nel 1801 il padre, che si era invecchiato, decide di lasciare tutto al figlio maggiore, che anche lui era un uomo di chiesa, e vanno a Bath. Il periodo di Bath per Jane è traumatico, dal 1801 al 1809. Lei non la sopporta Bath, e infatti qualcuno ha detto che sicuramente il personaggio di Anne Elliot in Persuasione, che ama tutto tranne la città in cui purtroppo poverina è costretta a vivere, e si dice che appunto si sia ispirata proprio a questa disaffezione di Jane nei confronti della città. È così bella, cioè nel senso è una bella città comunque. Lei però, diciamo che questa sua sofferenza la capiamo, perché lei non scrive niente a Bath, scrive, inizia i Watson, che è uno dei suoi romanzi incompiuti, ma è talmente negativo proprio l'inizio, cioè tutte queste sorelle, non so se qualcuno l'ha letto, però insomma praticamente è questa protagonista che è la figlia minore di non so quante sorelle e fratelli, che si trova in una situazione bruttissima, il padre sta per morire, non hanno un penny, non hanno le carrozze, niente, il matrimonio all'orizzonte zero, quindi insomma era talmente negativo rispetto a poi quello che scrive lei, che non lo finirà mai, infatti è rimasto incompiuto, e proprio fa capire quanto lei stesse male in quella città. Anche le lettere, lettere sono pochissimo. Come? Scusa, ti volevo bloccare perché, come dice Elena, Bath è orgogliosissima di Jane, perché c'è anche il museo addirittura, te pensa, lei fa schifo, però sì. Bath si attira forte del fatto invece che, perché effettivamente è vero. Ma secondo te, cioè non è tanto Bath perché Bath, ma è perché è proprio la città. Cioè Jane ama la campagna, è una che amava Ma secondo me è proprio l'ambiente cittadino che lei non ama. Infatti quando è che comincia a scrivere? Quando torna in campagna, a Chawton, che è il posto dove oggi c'è, no, tutto il cottage, c'è il museo, c'è il famoso tavolinetto dove lei scriveva ancora. Brava Chiara, voglio fare il tour Jane, andiamo. Assolutamente sì. Andiamo. E quindi lei praticamente torna a Chawton perché? Perché nel 1805 era morto il papà, quindi si erano ritrovate lei, la sorella e la mamma, perché anche la sorella non si è sposata, perché gli era morto il fidanzato, come lo rifanno nel film Becoming Jane. È vero, che flash, è vero. Esatto, quindi praticamente che cosa succede? Che uno dei fratelli di Jane, che si era arricchito grazie a dei parenti che l'avevano adottato, anche qui tra l'altro gli hanno dato anche il cognome, Edward, che non si chiama più Edward Austen, ma si chiama Edward Knight, Edward gli dà in affitto praticamente questo cottage, e loro ritornano nello Hampshire, vicino a Steventon, che era il posto natale di Jane,
ma in un altro paese vicino a Chalcon, e lei lì ricomincia a scrivere. Non solo ricomincia a scrivere, riprende in mano i romanzi che anni prima aveva cominciato. Quindi, però modifica la forma, nel senso che Ragione e sentimento e Orgoglio e pregiudizio, la prima stesura, erano romanzi epistolari. Cioè lei si ispira. Io non li amo. Meno male, perché io non li amo per niente. Sì, perché comunque lei l'aveva iniziato a scrivere negli anni 90 del Settecento. E all'epoca andava molto, ad esempio, la Pamela di Richardson, no? Tipo, sì, insomma, sì. Quelle forme di romanzo lì epistolare. E lei aveva scritto la prima stesura di Ragione e Sentimento, che non si chiamava Sense and Sensibility, ma si chiamava Eleanor and Marianne, quindi aveva i nomi delle due sorelle, e Orgoglio e Pregiudizio, che non si chiamava così, ma si chiamava First Impressions. Quindi aveva altri due. Quando le so, tre cose, però mi piace tanto. Ecco. Quindi che cosa fa? Riprende in mano prima Ragione e Sentimento, diciamo, che viene pubblicato nel 1811, e poi due anni dopo pubblica Pride and Prejudice, Orgoglio e Pregiudizio. Perché l'abbazia di Northanger dice sì, ma l'ha scritto per terzo e non l'ha mai pubblicato. In realtà lei ci ha provato a pubblicarlo, aveva mandato il manoscritto, l'aveva addirittura mandato prima degli altri due a un editore, tale Crosby, un editore di Londra. Però qual è stato l'errore di Jane? Che gli ha venduto i diritti d'autore. Dopo avergli venduto i diritti d'autore, questo Crosby praticamente non gliel'ha più pubblicato il libro. E lei, anni dopo, quando è tornata a Chawton, gli mandò una lettera dicendo che voleva indietro il suo manoscritto, oppure glielo doveva pubblicare. Lui gli sparò un prezzo altissimo per ricomprarsi il manoscritto, e lei in quel momento, con il padre morto, malapena andavano avanti, non se la sentiva di ricomprarlo, di spendere tutti quei soldi, e quindi gli ha lasciato praticamente i diritti d'autore con tutto il manoscritto, eccetera. È riuscita a ricomprare i diritti solo nel 1816, l'anno prima della sua morte, e quindi non ha fatto in tempo a pubblicarlo sostanzialmente. Questa non la sapevo, fantastica questa cosa. Tra l'altro, ti fermo perché qualcuno voleva sapere come funzionava all'epoca la pubblicazione. Allora, all'epoca la pubblicazione o vendevi i diritti d'autore, come ha fatto in questo caso, però sbagliando, perché a quel punto lui non gliel'ha più pubblicato e lei se lo doveva per forza ripagare per averlo indietro il manoscritto. Cioè tu portavi il manoscritto, ti facevi pagare in pratica, però non era detto che questo te lo pubblicava allora. Esatto. Stronzi, scusa. Esatto. Oppure non vendevi i diritti d'autore, nel senso che pagavi ma a tue spese. Cioè usufruivi solo dell'editore. Ok. Però se andava bene ti arricchivi, se andava male era un macello. Tipo autopubblicazione su larga scala, in pratica. Esatto. Okay. Quindi i primi due romanzi vengono pubblicati da un altro autore che non c'entra niente con Crosby, che è Edgerton, che è sempre questo editore di Londra. Tale Crosby, che si era preso i diritti d'autore dell'abbazia di Northanger e non gli aveva ridato sostanzialmente, aveva ricevuto anche dal padre di Jane non lo sapeva, aveva ricevuto il primo manoscritto di First Impression e lui l'aveva bocciato. Infatti è passata la storia come l'editore che ha bistrattato Pride and Prejudice sostanzialmente, anche se ancora non era Pride and Prejudice, però insomma non ha avuto una bella fama, come dire. Quindi romanzo che pubblica successivamente dopo Orgoglio e Pregiudizio è Mansfield Park, e qui apriamo un attimo questa parentesi, perché la storia di Mansfield Park è un po' complicata, nel senso che riflette un episodio della vita di Jane. Sostanzialmente sì, ha ragione Chiara, non è stata molto tutelata Jane, esattamente. Se avete delle domande, intanto che lei parla, voi fatele che la blocco io, non vi preoccupate. Sì, esatto. Quindi che cosa succede? Che Jane aveva dei parenti abbastanza ricchi, perché la mamma di Jane comunque era una donna che veniva da una famiglia abbastanza attologata,
che erano questi zii, si chiamavano i Lee Perrot. Questi Lee Perrot vivevano in una sorta di vecchia abbazia, un po' come lo Stancherebbi, che si chiamava Stoneleigh Abbey. Quando stava per morire questo zio, praticamente, tutti questi nipoti stavano lì a aspettare che gli lasciasse qualcosina, o addirittura Jane sperava dentro di sé, vista la situazione in cui vivevano lei, la madre e la sorella, che gli lasciasse addirittura tutta la casa, Stoneleigh Abbey. Invece manco per niente. Praticamente l'unico a prendere qualche lira è stato il fratello maggiore di Jane, James, che tra l'altro lei non ha mai particolarmente sopportato, dopo vi dirò anche perché. E una domanda, l'ha fatta la Chiara. Sì. Jane ha pubblicato subito col suo nome? Mai, non ha mai pubblicato col suo nome. Lei praticamente, Sense and Sensibility, lo pubblica con la dicitura by a lady, cioè da una donna. Ah, generico. Pride and Prejudice lo pubblica con la dicitura by the same author of Sense and Sensibility, cioè dallo stesso autore di Ragione e Sentimento, e poi continua, cioè Mansfield Park, dallo stesso autore di Ragione e Sentimento, Orgoglio e Pregiudizio, tutti quanti. Praticamente l'identità di questa scrittrice è stata svelata dal fratello di lei, Harry, che è quello che l'ha aiutata. No, quello Harry, che poi è anche quello che sta in Becoming Jane, che fa l'ufficiale all'inizio, che si sposa con la sorella, ecco, che era, si dice era il fratello preferito di Jane, insieme alla sorella, diciamo così, perché lui praticamente a un certo punto apre una banca e quindi l'aiutava molto con le pubblicazioni, soprattutto Mansfield Park, che Emma ci ha pensato molto lui. Ok. E quindi l'identità di Jane praticamente è stata scoperta dopo, con la pubblicazione di Persuasione di Northanger Abbey, che l'ha pubblicato lui, l'ha fatti pubblicare lui i due romanzi, e c'era una nota dell'editore in cui appunto si diceva che era da poco morta la mano che aveva scritto questi due romanzi, si tratta di mia sorella Jane Austen. Tra l'altro, piccola parentesi rapidissima, Persuasione non l'ha scelto Jane come titolo. E chi l'ha scelto? L'ha scelto probabilmente il fratello, non era sicuro il titolo di questo romanzo, probabile che Jane l'avesse chiamato gli Elliot dal cognome di Anne, quindi Persuasione è sicuro che non l'ha scelto lei il titolo. Comunque torniamo alla vicenda precedente di Mansfield Park. Sostanzialmente questa abbazia va a un altro parente. I soldi non li lasciano a Jane, alla sorella, solo al fratello maggiore, che infatti a un certo punto aggiunge il cognome degli zii al cognome Austen. E quindi questa vicenda, cioè Jane aveva sempre questo problema di sentirsi povera a casa degli zii ricchi. E questo ci ricorda molto la povera Fanny, che per tutta la vita si è sentita la poveraccia di turno a Mansfield Park. Esatto. Tra l'altro Mansfield Park, Jane dichiara in una lettera alla sorella, mi sembra fosse indirizzata, che voleva scrivere qualcosa di più serioso dopo Pride and Prejudice, tant'è che tra Pride and Prejudice e Mansfield Park è veramente molto più serioso. Alcune curiosità su Mansfield Park. Il nome Mansfield, che se, nel senso Mansfield Park non è un palazzo, diciamo un edificio vero, se lo inventa lei. Il nome Mansfield viene da un giudice, veramente esistito, il giudice Mansfield, che era un giudice che praticamente aveva fatto diverse sentenze contro la tratta degli schiavi. E in Mansfield Park questa tematica c'è nel sottofondo, perché il padrone di Mansfield Park, lo zio di Fanny, Lord Bertram, aveva una proprietà ad Antigua, e quindi su quella proprietà dove c'erano gli schiavi si basava tutta la loro ricchezza. E Fanny è l'unica che a un certo punto, è vero che è molto di sfuggita questa domanda, però lei gli dice: ma la nostra ricchezza, la vostra ricchezza viene dagli schiavi, cioè come per in qualche modo andare a rimproverare lo zio. È molto velata questa cosa, ma Jane cercava di celare un po' tutto, perché sennò la censura l'avrebbe
massacrata e soprattutto la famiglia non gli avrebbe permesso di pubblicare una cosa troppo, tra virgolette, spinta, diciamo così, perché una famiglia... C'era bisogno del permesso? Quanti anni aveva, scusami, quando ha pubblicato Mansfield? Aveva più di 30 anni, però comunque sia... però comunque vabbè, una donna, sia... è vero, c'è anche da dire che una donna, sì, poi anche comunque il fratello l'aiutava, eccetera, eccetera. Un'altra cosa, la famigerata Mrs. Norris, la zia tremenda di Fanny, uno dei peggiori personaggi, penso... Del... vocale quella. Esatto. Norris era all'epoca un famigerato trafficante di schiavi, quindi anche, qui c'è un certo senso questa tematica della schiavitù che viene messa a forza da Jane, cioè che vuole sottolineare questa cosa, perché comunque Mansfield Park, sì, loro tutti molto convenzionali, no? Per carità, la rappresentazione teatrale, assolutamente il crimine contro l'umanità, però dall'altra parte, cioè la ricchezza loro si basava sugli schiavi, quindi non erano così puritani come facevano pensare. No, che poi tutta sta menata per una rappresentazione teatrale dopo invece. Ecco, esatto. E poi in Mansfield Park c'è forte, anzi non in Mansfield Park, in tutti i romanzi di Jane c'è fortissima la tematica della casa. La casa è una cosa fondamentale. Partiamo da Ragione e Sentimento. Le povere sorelle Dashwood cacciate di casa dal fratello e dalla cognata, un'altra proprio non particolarmente simpatica. Tra l'altro... Scusami, aveva qualche cognata stronza lei per caso? Non si esatto, esatto. Ah, ecco svelato l'arcano, no? Perché dici, dai cazzo, cioè, se la prende... scusami, è fantastico, quanto sì, voglio sapere. Sì, perché praticamente quello che ho detto prima, cioè il papà di Jane che lascia la canonica al figlio maggiore, perché il figlio maggiore James stava già a Dean, che era un villaggetto vicino a Stevenson. Siccome Dean però era piccolino, piccolino, quindi la rendita era roba, era poca roba, il padre gli lascia anche Stevenson, così ne aveva due sostanzialmente di canoniche. Ale, tutto lui. Esatto, quindi praticamente il fratello con la moglie, che tra l'altro era una cara amica di Jane, ma dopo che è successo questo fatto lei non è che l'ha più tanto, insomma, amata, questa Mary Lloyd, praticamente James e Mary arrivano alla canonica e in 4 e 48 se ne sono dovuti andare. Tra l'altro Jane ha scoperto che se ne doveva andare di casa, cioè lei stava a casa di alcune amiche per qualche giorno, tornando a casa la madre è uscita sulla porta e gli ha detto guarda che noi tra una settimana ci trasferiamo a Bath, così di botto senza senso, sì, sì, esatto, cioè senza spiegargli perché, per come, senza nessun preavviso. Quindi il fatto che il fratello con la cognata siano arrivati così come il falco sulla preda praticamente, e lei si è sentita cacciata di casa, sostanzialmente, come era successo a Eleanor e Marianne con il fratellastro e la cognata. Stessa vicenda, ecco perché ho detto che la vita di Jane è cambiata. Quindi la casa abbandonata, ma anche in Orgoglio e Pregiudizio c'è sempre questa paura che se muore Mr. Bennet, arriva Mr. Collins e prende la casa. Sì. Quindi anche lì c'è la paura di perdere la casa. Mansfield Park, l'abbiamo detto, la povera Fanny sradicata dalla casa natia, portata in una casa dove sostanzialmente all'inizio non la voleva nessuno, no? All'inizio, durante, dopo, no, da un certo punto, no, dai, da un certo punto inizia a notarla un po' avanti nel libro. Esatto, a un certo punto inizia a notarla quando lei però alza un attimino la cresta e dice di no a Harry Crawford e la rispediscono a casa. È una cosa terribile, cioè, una cosa terribile. Esatto. Ecco, quindi c'è lo sradicamento dalla casa natia, lei comunque piano piano mette le radici altrove, quando ha messo le radici altrove la ricacciano e lei sballottata di qua e di là, povera cristiana, cioè proprio vabbè. Emma, anche in Emma, perché comunque la cosa particolare in Emma è che Mr. Knightley va a vivere ad Hartfield, cioè a casa di lei. Vero, e questo, vero. Viene, cioè, questo sottolinea comunque l'emancipazione del personaggio di Emma, perché insomma all'epoca il marito
tra l'altro 16 anni mi sembra, 15-16 anni più grande di lei, perché si correvano parecchi anni, che addirittura va a vivere a casa di lei con il padre ipocondriaco al 1000%, insomma è una cosa abbastanza avanti per l'epoca. Quindi anche qui la casa... Lui è un figo, no? Esatto. E infine persuasione, perché Northangerebbe, diciamo, la casa, no, la tematica della casa non c'è particolarmente, invece in persuasione sì, perché persuasione anche lì Anne lascia la casa perché il padre aveva scialacquato praticamente tutto il patrimonio di famiglia, Kelly Inchall va a vivere a Bath che lei odiava, ma tanto bene il capitano Wentworth se la ricompra, quindi lei praticamente torna alla casa natia, quindi fantastico, ecco. Quindi fantastico, però la tematica della casa è molto 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 forte, oltre al matrimonio, tante altre cose, però la tematica della casa è parecchio forte. Poi un'altra tematica invece molto importante anche qui è il mare, cioè, sembra una cosa un po' secondaria, però in realtà Jane era molto amante del mare, ci è andata poche volte. Però le volte che è andata è stata veramente felicissima, è andata a Lyme e lei infatti la descrive molto bene in persuasione, nei minimi dettagli, lei c'era stata, le era piaciuta, eccetera. È stata in un altro posto, adesso non ricordo il nome, non me lo ricordo, però praticamente quel posto l'ha ispirata per Sandidon, che è il suo romanzo praticamente finale, in realtà è l'ultima cosa che ha scritto, tant'è che una parte del manoscritto è scritto a matita perché non aveva più la forza di reggere la penna, quindi stava proprio in condizioni povera, disperate sostanzialmente. Però anche lì Sandidon, immaginario, lo descrive molto bene perché si ispira a quest'altra località di mare. Anche Emma, se vi ricordate, in Luna, lei non aveva mai visto il mare, in Luna di Miele Mr. Knightley la porta al mare. Non me lo ricordavo questa cosa. Nel finale. E quindi anche qui la tematica del mare che sembra secondaria, ma in realtà Jane era molto appassionata e quindi lei la riporta anche nei romanzi. Poi, i personaggi. Sarà Mr. Knight il preferito di Angelica? Sì, esattamente. Ah, l'ho letto, quindi ho detto vabbè, sì, è Mr. Knightley. Volete sapere quali erano i preferiti di Jane? Sì, no, questo lo volevamo troppo. Questo era proprio. Allora, no, aspetta, prima le spariamo. Dai, aspetta. Ci raggiungiamo un altro. Sono due. Vi dico, ah, spoiler, sono due. Allora, una come Jane. Quale poteva essere il preferito? Sparate, vediamo se qualcuno di noi lo indovina. Sto pensando. Sto pensando se le piace quello più morigerato, come il colonnello Brandon, o se invece uno un po' più così di spirito. Infatti Chiara m'ha beccato immediatamente. Guarda, è un fenomeno. Guarda, allora... Io lo leggo di là, qualcuno ha già detto Wentworth e Brandon, uno ha sparato. Brandon, vedi che però ce l'abbiamo, perché non lo so, c'è Brandon, secondo me è Brandon uno dei due, me lo dicono. No, mannaggia, ho puntato tutto su Brandon, pensa. Tilney? No, fia, Tilney non può essere. No, perché poi no, non può essere Tilney. Dai, non può essere troppo banale. Io per quanto ho cercato non sono riuscita a sapere perché erano questi due. Non sono riuscita a scoprirlo perché lei non ha dato spiegazioni. Ha detto i due nomi, poi ha detto anche se non ho incontrato nessun gentiluomo come loro nella mia vita, per almeno per come li conosco io gli uomini. Darcy non è propriamente che si è presentato proprio benissimo, però dai, non può essere anche lei una grandissima fan di Darcy. È Darcy uno? No, infatti non poteva essere Darcy, dai, faceva troppo. Facci indovinare. Allora, qualcuno spara a Wentworth, un altro dice sarà Edmund. Spero di no. No! Io non lo so. Jane,
confusione, Edmund, per favore, quello sfigato di Edmund, che io Allora, fossi infatti quando ieri, no, quando era l'altro giorno sul gruppo, avevate cominciato a dire le peggio cose, io dentro di me ho detto, quando gli dirò che uno dei due preferiti di Jane era Edmund Bertram, ci rimarranno malissimo, però era Edmund e Mr. Knightley, come me. Ah, vabbè, Knightley le diamo ragione, ma quello pienamente. Guarda, Edmund no, forse Teen Edmund no, dai, plot twist. No. Se Non so. Edmund, Nicole ha detto, se Edmund vado per terra, Oddio. Nicole no, raccogliti da terra, perché è una cosa orrenda, perché? Non Non si so. fa. Non ne ho idea. Io, per quanto mi sono veramente prodigata su ricerche, per capire perché lei avesse risposto così, però non sono riuscita a trovarlo. Ma vi giuro che era proprio un virgolettato la sua frase, diceva Edmund Bertram e Mr. Knightley, quindi erano i suoi preferiti. Ora vai a capire, Mr. Nari lo capiamo da solo, ma Edmund, anche io ci sono rimasta un po' male, Ah, onestamente. ok, nonostante tu sia fan di noi di Mansfield Park, ci sei rimasta un po' male, ma le sue preferite invece ci sono? Allora, le sue preferite, in realtà lei non l'ha mai esplicitamente detto, però secondo me, così ha senso vedendo anche quello che dice, secondo me è Elizabeth la sua preferita. Beh, ovviamente. L'avrei detto anch'io, sì. Perché comunque lei su una lettera scrive che è la creatura più bella che sia stata mai inventata in un romanzo, quindi già che dici così, e poi Ha proprio se la tira alla grande perché fatto la sviolinata proprio, la lettera. fatto. Esatto. E poi mi sembra in un'altra lettera aveva scritto che chiunque non l'avesse amata almeno un po', insomma, lei non sapeva come poter anche solo sopportare chi non l'avesse amata almeno un po', Elizabeth. Quindi anche qui ci fa capire che probabilmente quella era la sua preferita. Ok. Invece, altri personaggi. Ah, no, dimmi, dimmi. No, 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 quello immaginavo Elisabeth, un po' dai, cioè sì, quella sì, ci credo effettivamente. Beh, sì. Edmund ha curato e seguito Favre, voluto qualcuno così per lei che la trattasse bene. E dopo parliamo degli amori di Jane, o presunti, perché ci Vogliamo il sono ghost. anche quelli. Allora, quindi, vari personaggi. Ad esempio, vi siete mai chieste perché in Jane Austen non c'è una madre che sia una madre con la M maiuscola? È vero. Perché Jane aveva un pessimo rapporto con sua madre. Continuiamo. Quindi ci basta. Silenziamo tutte le madri delle bibliotecarie. La mia vita Allora, sulle perché? Pensateci un attimo. Ragione e sentimento, sì, c'è la madre, ma è veramente coglionite. inadatta proprio, cioè Elinor fa la madre, non la Esatto. signora Dashwood, quindi è inabile. Mrs. Bennet, per quanto io la adori, perché mi fa troppo ridere, perché è troppo buffa, lei e i suoi nervi, però insomma, non è proprio granché come madre. L'abbazia di Northanger, praticamente la madre, cioè non compare mai, la madre di Catherine Morland, qualche scena all'inizio e alla fine, ma lei non ci sta mai in famiglia, sostanzialmente nel romanzo, quindi non ha un ruolo importante. Mansfield Park, la madre naturale di Fanny, cioè, manda la figlia via quando torna a casa, praticamente nemmeno la calcola No, per proprio legge. a far la serva a momenti. Esatto. La madre di Emma è morta, quindi non c'è nel romanzo, e in Persuasione anche. Perché Jane, allora, sostanzialmente la cosa forse peggiore è che Jane, quando era piccolina, è stata mandata subito a balia. Quindi non l'ha accudita la madre. Dopodiché, all'età di, mi sembra, 7 anni, l'hanno mandata a scuola in un collegio. Prima uno, poi l'altro, finché lei praticamente si è ammalata di tifo perché in uno di questi due collegi c'era stata un'epidemia, quindi lei è stata parecchio male. Praticamente, fino a 11 anni, lei per 5 anni della sua vita non è stata a casa, non è stata con la madre. Quindi sostanzialmente lei ce l'aveva un po' questa cosa, anche perché, piccola curiosità, Vorrei ben dire.
Esatto, il padre di Jane praticamente aveva fatto una scuola maschile a casa, cioè a casa di Jane praticamente c'erano tutti questi ragazzini che venivano da famiglie abbienti nei dintorni che si fermavano lì 6, 7 mesi l'anno, tornavano a casa per le vacanze, una sorta di collegio, solo che era a casa loro, quindi già avevano 8 figli. Non so in culo i figli, però c'aveva i figli degli altri a casa. Beh, ma è meravigliosa, sta. Poi dici un po' mi ruga, beh, figlia, ci credo. Quindi, ecco, diciamo che Jane proprio, e probabilmente quando era grande la mamma gli ha fatto pesare il fatto che non si fosse mai sposata, sostanzialmente. Perché mentre la sorella, è vero che la sorella Cassandra, esatto, sì, Jane si affidava a Cassandra, cioè Cassandra non è stata solo sorella di Jane, ma è stata anche un po' mamma, perché comunque era di qualche anno più grande. E perché Cassandra non era mal voluta dalla madre? Perché Cassandra aveva perso il fidanzato che si era imbarcato per l'America ed era morto di febbre gialla. Solo Ah. che il fidanzato prima di partire aveva fatto testamento e aveva lasciato una somma, diciamo, annuale alla fidanzata, cioè la sorella di Jane, Cassandra. Quindi anche se il povero Tom era morto di febbre gialla, comunque Cassandra qualche piccioletto ce l'aveva, mentre Jane zero, nada. Andava mantenuta. Ecco, e quindi la mamma questa cosa un po' gliel'ha fatta pesare, ed ecco perché non abbiamo una madre che sia una madre decente in 6 romanzi. Questa è una cosa. Poi ritornano molto di frequente gli uomini di chiesa, ci fate caso. Edward Ferrars a un certo punto alla fine prende una canonica, Edmund Bertram pure, e Non poi c'è. sono per Collins. Sì, beh, quello è un altro discorso, però. Quello si ispira a una persona in particolare. Ah. Allora, il fatto che ci sono tutti questi uomini di chiesa è perché sia il papà, sia il fratello maggiore, sia il fratello Harry, quello che poi è diventato banchiere, poi è andato fallito nel 1815 e si è buttato sulla chiesa perché se no non aveva di che vivere sostanzialmente. Quindi questi uomini di chiesa è perché lei era circondata dagli uomini di chiesa. Così anche dai marinai. Capitano Wentworth, l'ammiraglio Croft, il fratello di Fanny Price che torna, perché lei aveva due fratelli marinai, Frank, che era il maggiore, cioè quello che è nato prima di lei, e Charles, che è il più piccolino, più piccolo di lei. E spesso lei nelle sue lettere chiedeva informazioni, termini tecnici, eccetera, proprio ai fratelli, perché poi li riportava nei romanzi. Allora, Mr. Collins vogliono sapere tutto. Ve lo dico. Ce lo dici e poi non ce lo dici, vogliamo No, sapere. ve lo dico. Allora, fa parte del capitoletto Amori di Jane. Perché in realtà ci sono più o meno 6 personaggi che ho trovato sparsi qua e là. Però, diciamo, a seconda dei saggi delle biografie, non compaiono questi 6 personaggi. Ce ne sono solo 3 che ritornano. 3. Perché io sto al contrario, se no non lo vedete. Stiamo cercando, Sto al prima della contrario, diretta stavamo cercando di capire sta cosa, di chi è al contrario e chi no. Io sono dritta, lei no. io sono al contrario. E quindi 3 sono le persone che tornano sempre. Uno è Tom Lefroy, quello che è interpretato da James McAvoy. Cioè, la storia tra i due non è arrivata a quel punto, cioè non c'è stata la cuitina come fanno vedere o la tentata cuitina come fanno vedere nel film. C'è stato un approccio, ci sono delle lettere in cui Jane dice: ci siamo comportati malissimo io e il mio amico irlandese, abbiamo ballato tutta la sera insieme. A quei tempi, se tu ballavi tutta la sera con un ragazzo, vuol dire che c'era qualcosa. Però diciamo non si sa bene quanto sia stato profondo questo attaccamento, perché Jane comunque nelle lettere è ironica come nei libri, cioè lei era proprio così. Quindi non si capisce mai, sì. Quindi non si capisce mai effettivamente lei quanto sia seria quando scrive queste cose. È Però però è povero anche lui, però, scusa. sì, il problema è stato che lui era il fratello maggiore di non so quanti figli.
Dopo lui è diventato tra l'altro un pezzo grosso del mondo giudiziario in Irlanda, insomma, però all'epoca, diciamo, lui non aveva un penny, lei non aveva un penny. Ciao. Donna mia, perché non abbiamo i soldi. Quindi lui è sicuramente c'è stato. E parliamo degli anni 90 del Settecento. Arriviamo poi a Samuel Blackall. Chi è costui? Che Era, bello, ecco, wow. chi è costui? Era appunto un ecclesiastico abbastanza loquace che ha tentato più di una volta di approcciarsi a Jane e probabilmente gli ha fatto anche una dichiarazione che lei prontamente ha detto subito no, cioè proprio l'ha subito seccato, anche perché appunto lui era particolarmente loquace. Quindi tale Samuel Blackwell è stato preso a modello per il nostro amatissimo Mr. Collins. Ah, è lui. Beh. Esatto. Quindi era praticamente questo reverendo che lei mal sopportava perché era troppo chiacchierone, parlava troppo come appunto Mr. Collins, che non sta zitta un minuto nel romanzo quando c'è lui, e quindi lei praticamente ovviamente l'avrà caricato perché lei caricava molto i personaggi, però è stato il suo, diciamo, il suo prototipo di Mr. Collins. No, la fuga, Chiara, la fuga non è documentata. Diciamo che questa cosa c'è da dirla, che la cara buona Cassandra, la sorella, da una parte ci ha aiutato perché su un quadernino lei si è appuntata tutte le date in cui Jane cominciava a scrivere i romanzi e tutte le date in cui lei li finiva. Quindi diciamo noi sappiamo tutte le date di inizio e fine dei romanzi grazie alla sorella, però dall'altra parte sappiamo anche che Cassandra ha bruciato un sacco di lettere di Jane, le ha proprio bruciate. Quindi chissà che c'era scritto in quelle Perché? Perché ha fatto questa cosa? lettere. Perché probabilmente per nascondere qualcosa, perché comunque la famiglia guardava molto alle convenzioni e magari c'era scritto qualcosa di più, chissà la fuga con Tom Lefroy, magari c'era scritto qualcosa, non possiamo sapere. Vedi Jane. C'è qualcosa secondo me che ci ha voluto nascondere la cara Cassie, come la chiamava Jane. Però noi non lo sappiamo, insomma, ecco, quello che ci ha nascosto. L'altro amore di Jane, che è certo, è il fratello di due sue care amiche, che si chiamavano Elizabeth e Alethea Big Wither. Il fratello, tale Harris, era, diciamo, un omaccione, un po' grezzotto, diciamo, non particolarmente raffinato. A noi piacciono, poi vedi che Però piacciono anche la Jane. non era particolarmente affascinante, era un po' anche dei modi un po' bruschi, quindi insomma vabbè. Che cosa succede? Che lei una sera va, diciamo, viene invitata a cena in questa tenuta che si chiama Many Down. Tra l'altro questo Harris era insomma l'erede di questa tenuta, quindi era un uomo benestante, eccetera. E lui le fa la proposta fatidica. E Jane che cosa fa? Accetta. Attenzione. La Si mattina spacca. dopo, no, la mattina dopo lei ci ripensa. Perché? Sei scema. Perché lei non era innamorata, sostanzialmente. Cioè lei, cioè il fatto che tutti dicono ma Jane Austen è convenzionale perché tutti si sposano per amore alla fine, a parte Marianne, che è un caso a parte, però è anche il primo romanzo, era un po' acerba ancora secondo me Jane, però tutte le altre alla fine si sposano per amore. E Jane, questo amore, forse con Tolly Proi, forse, però è andata come è andata, e questo Harris proprio lei non, cioè, non Cioè, gli lei poteva piaceva sposarsi niente. con tipo un Aidano dell'epoca, un po' grezzo. Beh, sì. No, ha detto di no, mamma mia, Jane, cosa hai No, combinato? tra l'altro la cosa era molto imbarazzante perché le due sorelle erano molto amiche sue, quindi è stata una cosa terribile perché anche loro ci sono rimaste malissimo. C'era nel film, Non me lo ricordo. allora nel film, non in Becoming Jane, perché lì romanzano un po'. C'è in un altro film che è meno famoso, che è un film per la televisione, che si chiama Jane Austen Regrets, che è l'ultima,
È l'ultima parte della vita di Jane, e lì c'è questo tale Harris, che tra l'altro mi sembra, se non sbaglio, dovrebbe essere interpretato da Hugh Bonneville, se non erro, che è insomma Lord Grantham di Downton Abbey, insomma, tanto per Io intenderci. ho un ricordo legato a tempi migliori di Amori di un tempo, in quel film lì. Perché nel film c'era anche Tom Hiddleston, in quel film lì. Sì, esatto, che era, diciamo, come dire, il pretendente della nipote preferita di Jane, cioè Fanny, Esatto. che è la figlia di Edward, quello che ha cambiato cognome, che era stato adottato dagli zii ricchi, tra l'altro. Ok, questi sono i tre amori, ma forse il primo, gli altri due non sicuro, i tre, diciamo, uomini che comunque ci sono stati sicuramente nella vita di Jane. Florinda ti fa una domanda. Allora, ma è già stata la stessa Gina a chiedere, Cassandra l'ha fatto dopo che lei era morta, quindi se Ok. lei gliel'ha detto tra di loro, non so, però secondo me no, cioè secondo me Cassandra l'ha fatta di sua spontanea volontà, anche perché probabilmente l'ha fatto quando ha capito che forse la sorella era diventata famosa. Cioè, quando Harry, il fratello, dice apertamente a tutto il mondo che l'autrice di tutti quei romanzi era Jane Austen, a quel punto tutti sanno chi era. Quindi forse è lì che Cassandra ha deciso di bruciarle, perché prima era anonima, quindi chi è che andava a leggere l'epistolario di Jane? Nessuno. Quindi secondo me è stata Cassandra che di sua iniziativa, così, ha avuto questa pessima idea, secondo me, perché Ma era pensare... famoso Jean quando era in vita? Jane? Sì. Cioè vendeva? Sì, allora, Ragione e Sentimento e Orgoglio e Pregiudizio le aveva venduti bene. Poi però Muschel Park l'aveva venduto bene, però dopo c'è stato un errore, nel senso, Muschel Park, la prima edizione, che era lo stesso editore dei primi due libri, non l'aveva stampato benissimo, nel senso c'erano degli errori, quindi era stato parecchio criticato come edizione, proprio, non il romanzo, l'edizione. Quindi Jane che cosa fa? E qui c'è un altro episodio bello che vi racconto. Jane che cosa fa? Parte e va direttamente a Londra, perché prima non ce la mandavano da sola a Londra, o a 35 anni suonati, no, era troppo giovinetta da sola. Ecco, quindi lei cosa fa? Si impunta, va dal fratello Henry che stava a Londra, che tra l'altro era rimasto vedovo da poco. E quindi che cosa fa? Va lei direttamente a trattare con gli editori. Decide di cambiare editore, di andare da questo John Murray, che era forse il più in voga all'epoca come editore. Solo che questo Murray fa un errore, perché cosa fa? Pubblica Emma e ripubblica la seconda edizione di Muschel Park. Solo che praticamente la seconda edizione di Muschel Park e la prima edizione di Emma si fanno concorrenza tra di loro. Quindi in realtà non vende tantissimo, nel senso aveva fatto un sacco di copie sull'entusiasmo di Orgoglio e Pregiudizio, e in realtà però gliene sono rimaste tante in più. Quindi non ha guadagnato tantissimo Jane purtroppo. Con i primi due sì, Ragione e Sentimento, Orgoglio e Pregiudizio, con gli altri due un po' meno, nonostante le ottime recensioni, ad esempio quella di Walter Scott, che dopo ve ne parlo perché è bella. Allora, che cosa è successo a Londra? È successo che il fratello Harry a un certo punto si ammala. Jane va a chiama un medico, insomma. Questo medico, tanto bene, era il dottore dell'allora principe reggente, perché allora in Inghilterra c'era il periodo Regency, cioè il re era praticamente matto, era diventato reggente il figlio che poi diventerà re Giorgio IV, no? E questo dottore praticamente capisce dal fratello che Jane è l'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento e Muschel Park. E questo dottore lo dice al principe reggente, che era un fan sfegatato di Jane No, Austen. vabbè, top, non ci credo. Esatto. Quindi il principe reggente che cosa fa? La invita in una delle sue residenze a Carlton House a Londra. Lui non ci stava, ok? Però c'era il suo bibliotecario, tale dottor Clark.
che gli voleva appunto mostrare, no, tutta la biblioteca, c'erano anche i volumi di Jane, cioè c'erano i romanzi di Jane nella biblioteca del principe reggente, o solo che a Jane non è che gli stava particolarmente simpatico questo qui, però vabbè, lei dice, che faccio, ci vado. E conosce questo dottor Clark, che era un tipo particolare, nel senso che cominciano a scambiarsi delle lettere il dottor Clark e Jane. Allora, a un certo punto praticamente le dice, nel suo prossimo romanzo deve scrivere di un reverendo, di un uomo di chiesa particolarmente intelligente, come solo lei sa fare, insomma questo gli propina tutta una serie di argomenti. A un certo punto arriva addirittura a suggerirle di scrivere un romanzo storico sulla casata dei Coburgo, che era la famiglia reale sostanzialmente. Jane non ne poteva più. A un certo punto esce fuori la famosa frase in una risposta, ma io mi ritengo la zitella più illetterata che abbia mai tentato di diventare scrittrice. Cioè lei proprio praticamente prende in giro se stessa e dice io rimango nel mio, resto con il mio stile, io non sono in grado, non mi sento in grado di scrivere un romanzo storico. Quindi alla fine lo liquida questo povero dottor Clark. Qual è il risultato di tutta questa vicenda? Che la prima edizione di Emma esce con una dedica al principe reggente sul frontespizio, sostanzialmente, perché il principe le aveva detto ma sì, certo, mi può ovviamente dedicare il libro, ovviamente non era un consiglio, era un obbligo, sostanzialmente un ordine, quindi Jane, nonostante lui non gli fosse particolarmente simpatico, però la prima edizione di Emma esce con la dedica al principe reggente, quindi comunque ha avuto anche un riconoscimento, insomma, dal futuro re d'Inghilterra. Posso dire un mei coglioni che ci sta, secondo me. Secondo me anche James sarebbe stata d'accordo con questo commento. Ecco, quindi questo era un altro, diciamo, episodio. Poi, invece, la recensione di Walter Scott, che è uscita sulla Quarterly Review, che era una rivista molto famosa all'epoca, e Walter Scott è un grande ammiratore di Jane Austen. Me lo ricordavo, sì. E tra l'altro c'è una bella similitudine in cui lui dice che Jane Austen è come un Flemish painter, cioè un pittore fiammingo. I pittori fiamminghi erano famosi per la loro cura nei dettagli, no? La perfezione dei vestiti, degli ornamenti, dei tessuti, e quindi la cura con cui Jane praticamente disegnava, creava i suoi personaggi viene paragonata alla cura dei dettagli di questi pittori fiamminghi, quindi anche una bella, insomma, similitudine, ecco. Poi questa è bella. Altri autori famosi, insomma, che hanno amato Jane sono stati Foster, grandissimo ammiratore di Jane Austen, in un suo testo lui scrive testuale: I am a Jane Austenite. Cioè, è vero, adesso che me lo dici, l'avevo letto da qualche parte questa cosa, è vero, cioè praticamente è tipo follower con la maglietta, fantastico. Esatto, I am a Jane Austenite. E poi dice anche che è proprio il suo autore preferito, quindi lui l'adora tantissimo. Poi in un'edizione del 1894, mi pare, di Orgoglio e Pregiudizio, Salisbury, che era uno studioso, insomma, praticamente nella prefazione conia il termine Janet, che sarebbe ancora oggi fan di Jane Austen. Questo termine viene ripreso da Rudyard Kipling, che scrive gli Janet, cioè lui scrive una novella corta, quindi insomma si legge anche un poco tempo, e in questa novella praticamente ci sono dei soldati che partecipano alla prima guerra mondiale, e praticamente per chiamarsi tra di loro, per identificare le armi che devono usare, usano i nomi dei personaggi di Jane Austen. Non ne avevo idea, bellissima questa. Sì, quindi praticamente lui... Tanto che tu parli io me la scrivo, scusami. Questa voglio andarla a recuperare perché è troppo bella. Eccola. Sì, eccola lì. Fantastico. Faccio vedere ancora. Scusate, stando al contrario è un po' complicato. Vedete, è piccolina, quindi insomma si legge in poco.
E quindi è carino perché insomma lui dal termine di Salisbury lo riprende, ci inventa sopra questa novella. In realtà, no, credo che sia proprio un fatto reale, credo di sì, perché lo racconta un sopravvissuto della guerra. Quindi, e tra l'altro Kipling racconta che quando c'erano questi momenti della prima guerra mondiale, parecchio cupi, insomma, no? A casa ai figli gli leggeva Jane Austen, perché secondo lui Jane Austen ti faceva venire il buon umore. Quindi lo amiamo tanto. Allora, un altro autore che ha amato tanto Jane Austen è stato Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Che anche che lui io lo amo tantissimo, per cui. nell'edizione della Mondadori della letteratura inglese lui proprio si diciamo, si cura della pace della voce di Jane Austen. La cura lui, la voce Jane Austen, e dice che Jane Austen è uno dei pochi autori che ha creato un mondo, seppur piccolo, nel suo nido domestico, ma ha creato un mondo. Quindi anche lui la ama molto. E ultima autrice che mi ricordo è Virginia Woolf, che ha scritto un libro che è questo qua. Al contrario, una stanza tutta per sé, che parla non solo di Jane Austen, ma parla anche di tutte le scrittrici che ci sono state prima di lei e anche dopo di lei, delle Bronte, perché proprio è un inno alle autrici donne, sostanzialmente, e parla all'interno ovviamente anche di Jane Austen, perché sicuramente è una delle più importanti. Che figura ha fatto Nabokov su Jane? Questa non la so io. Tu la sai? Nicole La scrive. figura che fece in Nabokov, no, questa me la sono persa. No, per cui scrivetecela, grazie, perché adesso sono curioso, voglio sapere che castroneria ha detto Nabokov. Visto che siamo qua. Invece, due autori che non hanno amato Jane, sono pochi, però qualcuno c'è. Una è Charlotte Bronte. Ah. Ebbene sì. Perché ha detto che lei praticamente è troppo fredda, cioè le passioni e i sentimenti lei non li conosceva, quindi proprio. Era un altro genere comunque rispetto a quello che scriveva lei, Esatto. cioè Secondo me quella. la cara Charlotte ha un po' Cioè, tonfato. Charlotte era proprio due robe completamente. Ok, era storie d'amore, ma c'è modo e modo di raccontare le storie d'amore. Come se tu paragonassi Bridget Jones a dimmene uno con la storia d'amore tormentata, Poldark, cioè capisci che sono due robe diverse, dai, cioè. No, per dire che sono due storie d'amore un po' come mi è venuto quello, scusa, scusate, non l'ho fatto apposta. Ma dietro non vedo, c'ho i gialli di qua per cui faccio fatica. Però sono due robe diverse, su, cioè. Sì, altro autore che secondo me poteva anche starsene zitto è Mark Twain, autore di Le avventure di Tom Sawyer, Huckleberry Finn e quant'altro, che ha detto che se in una biblioteca non c'è nemmeno un volume di Jane Austen, allora quella biblioteca è già buona. Poteva anche Sì, star zitto. affogati, Mark. Esatto. Come ti permetti? Cioè, come ti permetti? Sono Infatti, incredibile. c'è cioè, poi capito le avventure di Tom Sawyer, allora per carità, carino. No, vabbè, ha scritto un sacco di, cioè, per carità, è importante come scrittore Mark Twain, per l'amor di Dio, però adesso Però non è insomma, che. dai, la povera Jane non se lo meritava, su, Non diciamola è così. che tu, è una che ha scritto robetta, dici guarda, se non c'è meglio, però cioè, voglio dire, mi pare importante. Nicola ha risposto: quando dovete preparare un corso, mi fu consigliato di inserire Jane Austen, ma lui all'inizio rifiutò perché non leggeva autrici donne, però poi lesse Mansfield Park e si ricredette. Con Mansfield Park, incredibile, ma vero. Vabbè, va bene, ok, va bene, va bene. Allora, Mansfield Park va bene, ci piacerà prima o poi in qualche modo. Oh, poi qualcos'altro che ancora su qualche personaggio possiamo dire qualcosa. Allora, vi ricordate chi l'ha visto il film, quello Becoming Jane, che c'era la famosa cugina Eliza, quella tutta un po', come dire, un po' snob? La Un po'... cugina è di
Ragazzi, ce lo dobbiamo riguardare insieme perché io me lo ricordo poco, l'ho visto una vita fa, Vitamin Jane. Esatto, c'è questa cugina che praticamente si era sposata con un francese, quindi era stata per tantissimi anni in Francia e sai, i francesi erano un pochino più raffinatelli, no? Rispetto agli inglesi, insomma, almeno dicevano così un po' più emancipati, un po' più libertini, eccetera. E questa cugina è stata praticamente l'ispirazione per Mary Crawford Ma di dai, Mrs. stavo per dirlo, Robinson. guarda, sarà forse Esatto. Mary? Esatto, e anche di Lady Susan. Lady Susan è un romanzo che non è stato pubblicato da Jane, è un romanzo epistolare ed è l'unica opera di Jane in cui la protagonista non è un'eroina, ma è un'antieroina. Se lo leggerete mai, capirete perché, perché era una stronza, insomma, che stava praticamente rubando il marito alla figlia, quindi insomma, peggio di così, peggio voleva essere. E non l'ha mai pubblicato perché comunque era considerato abbastanza spinto, perché una donna vedova che insomma se la faceva con un ragazzo molto più giovane di lei, che probabilmente la figlia era innamorata di lui, quindi insomma vabbè. Guarda che bello. Esatto. L'altra opera giovanile di Jane, sono gli Juvenilia, li hanno tenuti nascosti fino all'inizio del Novecento, solo gli eredi, insomma, successivi, successivi. No, tacci, ce l'ho, Lady Susan. C'hai? Ero convinta, ti giuro. Allora, ho detto, ce l'ho io uno di questi qua. Non mi ricordavo qual era tra tutti. E l'avevo trovato quando c'era il mercatino a Cremona e quei libri a 1 euro. Sì. Allora, c'è anche questa edizione che ho io della Newton Compton, che è Lady Susan, Watson e Sanditon, tutti e tre, se vi interessano, 3,90 euro, insomma, una sciocchezza. E poi gli Juvenilia, eccoli qua, di Jane Austen. Che è tutta la raccolta praticamente delle opere giovanili, sono pezzi di teatro, versi, novelle, racconti. C'è anche molto divertente la storia d'Inghilterra, perché praticamente Jane aveva preso un manuale di storia quando era ragazzina e ci aveva fatto tutte delle postille, degli appunti laterali, poi l'ha riscritta e praticamente è uscita fuori una storia d'Inghilterra molto ironica nel senso. Tra l'altro, ho scoperto anni dopo questa cosa che mi ha un po' stupito, che praticamente il personaggio preferito di Jane è anche il mio personaggio storico preferito, ovvero Maria Stuarda. Lei aveva un'ammirazione spasmodica per Maria Stuarda, anche io, quindi è stato uno shock perché ho detto, cioè, abbiamo il personaggio storico preferito e tutti quelli che c'erano abbiamo beccato la stessa persona. Vabbè, Fantastico. destino, Esatto, fantastico. quindi mi ha un po' scioccato questa cosa. E invece, per quanto riguarda altri personaggi, le sorelle, ovviamente lei e Cassandra, legatissime per tutta la vita. E tra l'altro Cassandra ha scritto delle righe stupende, quando lei è morta, cioè ha scritto tipo, era tutto per me, un'amica, una sorella, una confidente, ho perso un pezzo di me stessa sostanzialmente, che secondo me lo potevano scrivere sulla tomba, che era molto più accalorato rispetto alle righe un po' freddine che hanno scritto sulla tomba di Jane, quindi Allora, io ho pianto quando l'ho vista la tomba di Jane. Sarà perché quando sono entrata in chiesa stavano anche suonando l'organo, ho visto la sua tomba, mi sono dovuta imboscare perché c'erano gli altri con cui avevo fatto questa gita lì a Winchester così e intanto piangevo. Però non, cioè, non mi, boh, a me sono piaciute le parole scritte sì, sulla. no, però ecco quello che aveva scritto la sorella, cioè si sentiva che era proprio da parte di una persona che l'ha amata tantissimo, ecco. E, allora, vi interessa sapere qualcosa di più su Jane? Se volete vi faccio vedere qualche libro dove ho racimolato tutte queste Vogliamo i libri, vogliamo i notizie. vostri libros. Allora, innanzitutto volevo partire con, aspettate che ho un mucchio di roba. Allora, questa è, la vedete tutti? È la biografia del nipote di Jane. Ricorda di Jane Austen, detto anche in memoir. È Ti scritta da posso suo chiedere? Ti chiedo una cosa, mi odierai a morte, io lo so. no. Però sei voglia, no, secondo me sì, perché adesso vedi, adesso te la sparo. Se hai voglia, alcuni di quei titoli, se mi mandi poi l'elenco, così io lo scrivo tutti sotto al video. Certo, te lo mando, sì.
Con calma, puoi farlo con molta calma questa cosa, non ti preoccupare. Sì. Allora, questa biografia è stata scritta dal nipote James Edward Austen Lee, pubblicata alla fine del 1800, è la prima vera biografia che è uscita su Jane, è il figlio tra l'altro del fratello, quello che l'ha cacciata dalla canonica, quello strozzetto, diciamo. E la cosa bella è che lui l'ha conosciuta, perché comunque quando Jane è morta lui aveva 18-19 anni, quindi insomma era un ragazzo. Ed è per questo che poi è passata alla storia come zia Jane, perché la prima biografia su di lei è stata scritta da suo nipote, e lui la chiama No. zia sostanzialmente. Ecco perché tutti zia Jane e zia Jane, perché la prima biografia l'ha scritta il nipote. Questa è una. Poi, biografia molto 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 bella, questa qua, Jane Austen, la vita di Claire Tomalin, che è uscita l'anno scorso, quindi abbastanza di recente, è una biografia proprio dettagliatissima, cioè vi dice tutto, tutto quanto nei minimi dettagli. Certo, bisogna essere parecchi appassionati, perché sennò forse una biografia così tanto dettagliata, non so se tutti la leggono, ecco, più che altro. Questo è molto bello, anche questo, A casa di Jane Austen, della Worsley, che tra l'altro ha anche un canale YouTube, la Worsley, che è Jane Austen House, una cosa del genere, quindi se qualcuno è interessato la può seguire. E è a metà tra saggio e biografia, è un po' un ibrido e si focalizza molto sulle case di Jane Austen. Tra l'altro la parte finale, l'epilogo, c'è proprio tutte le notizie su che fine hanno fatto le case di Jane Austen, due o tre paginette. Lei si focalizza molto sulla tematica proprio della casa. Invece Tra un l'altro, saggio, come? vai, vai, no. Finisci, dico. Allora, un altro saggio bello è questo è proprio sulle tematiche, sono Sei romanzi perfetti di Liliana Rantello. Praticamente lei prende tre tematiche e su ogni tematica ci imposta tutto un discorso su due romanzi, cioè due romanzi una tematica, due romanzi l'altra tematica, due romanzi l'altra tematica ancora, e dice anche la trama, quindi insomma spiega tutto quanto quello che c'è da sapere su quel romanzo. Altro libro molto interessante, La zitella illetterata, parodia e ironia nei romanzi di Jane Austen, di Beatrice Battaglia. E ecco, questa riprende quello che ha detto lei, no? Io sono la zitella più letterata che abbia mai, quella frase lì. E la Battaglia credo sia un'insegnante universitaria di Bologna, probabilmente di letteratura inglese. Poi altri ve li ho fatti vedere. Allora, questa invece è più scialla, diciamo, è una piccola biografia di Giuseppe Ieroli. Giuseppe Ieroli è uno dei fondatori della IASIT, cioè della Jane Austen Society of Italy. È uno dei pochi uomini a detta sua, tipo poche percentuali, che ama Jane Austen, però lui è proprio un fan, anche lui ha il canale YouTube, quindi se vi interessa, insomma, lo potete Poi vi seguire. metto tutto sotto, non vi preoccupate. Sì, Chiara, volevo dirle e rassicurarla che sì, mi segnerò tutti i titoli che le mancano e sì, le regalerò per il suo compleanno a luglio. Tanto la gift card che dice che deve finire, casualmente gliel'ha regalata qualcuno perché non sapeva quando regalarle. Per cui. Se vi interessano le lettere di Jane Austen, c'è questa bella edizione, Teoria o Teoria, non so come si pronunci francamente, però sono tutte le lettere che ci sono rimaste oggi di Jane. Ho anche la versione in inglese, però non ve la propino perché penso che nessuno si metterà a leggere le lettere di Jane Austen in inglese. No, Poi. non dirlo, che qua secondo me ci sono delle pazze che sarebbero capacissime di farla questa cosa. Ecco, invece se posso consigliarvi un'edizione inglese, quella dove ho studiato io, diciamo, per la tesi, è l'edizione Norton, che è questa qua, di tutti i romanzi. Quella ve la consiglio anch'io perché le Norton, cioè, è tipo. Costicchiano, costicchiano. Sì. Però la cosa bella è che alla fine del romanzo ci sono dei frammenti di lettere che parlano del romanzo in questione. Ci sono le opinioni, perché Gina aveva dei quadernini in cui raccoglieva le opinioni di familiari e amici sui romanzi, il che è anche abbastanza, insomma, simpatico. Ci sono i critici, gli autori, insomma, critici letterari pro e contro di lei.
poi ci sono tutta una serie di saggi, insomma, sulle varie tematiche dei romanzi, quindi anche fatti bene, proprio se uno ci vuole studiare, ecco perché ho preso questi. Vabbè, sì, la Norton, io lo usavo per gli esami, la Norton Anthology, che è una bibbia della letteratura inglese, la usavo per preparare gli esami all'università, per cui sì, le edizioni Norton, top dei top, davvero. Esatto, poi Nicola ha detto anche i titoli inglesi, allora io per esempio ho preso questa, The Cambridge Introduction to Jane Austen, l'ho trovata, pagata tipo 3 euro, una roba del genere dall'Inghilterra, ma arrivò da Cambridge, di Janet Todd, che è una, insomma, una critica importante, questa è in inglese però, ecco. Però non è particolarmente complicata, insomma, se qualcuno si vuole cimentare. Invece per i romanzi italiani, non so se magari qualcuno ha qualche edizione un po' così che non le piace particolarmente, io mi sono trovata bene con il mega librone della Burr, edizione di romanzi, sì, molto bello, bella introduzione di Tony Tanner, che è un altro, insomma, esperto, e ho fatto vedere tutto. Sì, esattamente. Guarda, Angelica, nell'elenco metti pure tutto, tranquilla, inglese, italiano, marziano, nessun problema. Sì, lo so, Chiara, dove stai puntando tu, io so tutto, ormai t'ho capita. Ah, ecco, vedi. Ah, poi c'è anche questo piccolino, che vabbè, è dell'Orma Editore, che c'erano di tutti gli scrittori, ho preso quello di Jane. E qui c'è scritto niente donne perfette, per favore. Insomma, Jane non le amava molto le donne perfette. No? E mi sembra di avervi consigliato il tutto, poi se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, io sono avete curiosità, qualsiasi cosa, è stato bellissimo, ti giuro, cioè io tantissimo, non sapevo tipo il 98% di quello che tu hai detto, ed è stata una roba stra interessante, grazie, davvero, cioè grazie, incantato. Mi sentivo tantissimo. Ti hanno scritto un botto di complimenti, tra l'altro, ogni tanto li leggevo. Solo che non ti volevo interrompere, ho detto non è che dopo si emoziona, magari mi imbrocca. Però veramente strabella questa lezione, mi è piaciuta un sacco. Infatti, quando lo dicevo oggi ad Angelica mentre facevamo la prova, quando farò l'English Literature for Dummies, io non lo faccio, vi linko direttamente lo studio. Uff, me la sono risparmiata. Fantastico. Sacco contenta. Bene, bene, bene. Poi, allora, detto l'eroe e l'eroina preferiti di Jane, l'abbiamo detto, il libro preferito l'avevano detto suo? Non si sa. L'unica cosa è che lei aveva paura che Emma non l'avrebbero apprezzata all'epoca. Quello mi ricordo. Tra l'altro Emma, per Emma probabilmente si è ispirata a una sua nipote Anna, che era una del tipo che si era fidanzata quando era quasi sul punto di sposarsi, ha rotto il fidanzamento, si è fidanzata con un altro, la famiglia non era propriamente d'accordo, tra l'altro un parente di Tom Lefroy, quindi hanno girecchiato sempre intorno a quelle famiglie, e quindi era una abbastanza all'avanguardia per l'epoca, nonostante fosse... Posso dire che c'era un po' d'aver timore essere parente sua, che finivi dentro un libro se non stavi attento. Esatto. Amica o parente, c'era da stare attenta, però, perché debotto, poi apri il libro e dici, scusa, mi sembra di essere me stessa. Esatto, sì. Poi, ad esempio, non so se qualcuno ha letto Sanditon, o comunque ha visto la serie, non lo so, fatto sta che all'inizio Sanditon si apre con un incidente in carrozza. La povera zia di Tom Lefroy, che l'aveva ospitato, ha avuto un incidente in carrozza, poverina, ed è morta. Ammazza. Quindi, esatto. Anche una cugina di Jane, uguale, stessa cosa, tale Jane Cooper, anche lei ha avuto un incidente in carrozza ed è morta, quindi Jane si è ispirata probabilmente a questi due eventi che l'hanno molto scossa all'epoca, e Sanditon proprio inizia con un incidente in carrozza, quindi anche qui è una cosa che lei comunque ha vissuto. E ritorna tutto, nel senso, conoscendo lei trovi tutto, cioè pazzesco, sì, puoi sì, fare sì, tipo il gioco, la so perché, cioè, tutti la sua vita ha un sacco di, cioè nei suoi romanzi ci sono un sacco di riferimenti alla sua vita,
Sì, ma tu Angelica a quale libro sei più legata? Bella domanda. Allora, io sono particolarmente. Intanto che lei risponde, io rispondo un attimo un messaggio, voi fate chiacchierare. Allora, io sono particolarmente legata ai tre romanzi che ho studiato proprio per la tesi di laurea, che sono Orgoglio e Pregiudizio, Mansfield Park ed Emma. Ma forse quello a cui sono più legata di tutti è proprio Emma, nel senso che praticamente mezza tesi mia è su quel romanzo, quindi io ce l'ho proprio nel cuore, Emma. È quello, però preferito anche Orgoglio e Pregiudizio, perché comunque è il primo che ho letto, quindi insomma il primo non si scorda mai. Quindi questi due sicuramente, Orgoglio e Pregiudizio e Emma. Che sono belli. Sì, mentre io, e ora mi odierete, tutti i complimenti che mi avete fatto andranno, diciamo, Non cancellati. odierei, sto un po' temendo cosa stai per dire. No, 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 no. Allora, cioè io li amo tutti e sei, nel senso che a me piacciono tutti e sei, però la cosa che più io amo di Jane è l'ironia, cioè il fatto che lei fondamentalmente prende un po' in giro tutti quanti, senza risparmiare nessuno, ok? E forse in Persuasione è quello un po' meno di tutti, un po' Sì, meno quello ironico, sì. insieme anche all'Abbazia di Northanger, che comunque è un genere particolare. Quindi io, se devo stilare una mia personale classifica, metto Orgoglio e Pregiudizio e Emma al primo posto, Mansfield Park, Ragione e Sentimento al secondo, Persuasione e l'Abbazia al terzo, ma per i motivi che ho detto, non perché non mi piace. È sicuramente quello più romantico, più sentimentale, la lettera del Capitano Wentworth. Vabbè, lì sì. Insomma, dovrebbe essere la lettera scritta da ogni uomo per ogni donna, però siccome la cosa che proprio mi ha colpito di Jane è l'ironia, in Persuasione non c'è tanto. Ecco, Persuasione perché io amo decisamente. particolarmente quello, ma non perché il romanzo non sia bello assolutamente. Io li amo tutti e sei, amo gli juvenilia. Se vi piace l'ironia e la parodia, gli juvenilia io ve li consiglio proprio tanto, perché proprio ti diverti. È vero che alcuni non sono completi, quindi lei magari era piccolina, cioè lei ha iniziato a scrivere a 12 anni, 13 anni, cioè proprio una ragazzina, quindi qualcuno non l'ha finito. Però quello che ha scritto, cioè, sono veramente simpatici, una lettura leggera, quindi ecco, ve li consiglio. Fantastico. Basta, Basta, Angelica. Gini. E pensa che abbiamo deciso di evitare l'argomento spin-off, cioè di tutti quei romanzi ambientati nel mondo di Jane Austen, che però chiaramente non ha scritto Jane Austen. Abbiamo deciso di peso, abbiamo detto no, dai, in questa live parliamo solo di Jane, parliamo di tutto quello che è stato scritto attorno, che potremmo fare un video di un'ora e mezza, credo, su tutto quello Sì, lì. dicevo io a Penny che non sono per niente esperta su questi perché, cioè, per me Jane è Jane, tutto quello che gli hanno appiccicato intorno, io proprio non ci riesco, cioè io tra i Templari e Zombie per me c'è proprio una coltellata, vi giuro, quindi non ce la faccio. Quello ti do pienamente ragione. Infatti, ti ho detto dove è finita la mia copia. A casa della Chiara. Vero Chiara? Cioè, no, Quindi Chiara è l'esperta, la fa lei la line. ma infatti la Chiara prima o poi io ce la tiro dentro, che lei fa tanto, ma la furba mi prende in giro qua, però vedi che prima o poi gliela faccio fare una live sul 6, che poi forse l'ha fatta in passato una live con me, forse, non mi ricordo, però può essere, sono passati troppi anni. Quindi, Angelica. Angelica, hai un personaggio che non ti piace tra tutti? Ah no, stavo leggendo io, stavi leggendo anche tu. Vai, vai, vai. Hai un personaggio che non ti piace tra tutti i romanzi? Beh, sì, A c'è parte i io. canonici stronzi, cioè che vabbè, lui. Ma, cioè, nel senso, tu intendi Camilla tra i, diciamo, cattivi oppure tra i personaggi principali del tipo la coppia? Perché, cioè, cattivo, cioè, per dire, chi è che ama la zia Norris? Penso nessuno al mondo. Ted Bundy magari stava simpatico, non può Oppure essere. che sono Lydia Bennet, cioè chi è che non la prenderebbe a schiaffi sostanzialmente? Cioè, io Madonna. proprio, beh.
Nel senso, se tu intendi un personaggio dei principali del tipo Darcy, Knightley, Edmund Bertram, questi qua, o le eroine, oppure secondari, insomma, perché secondari ce n'ho parecchi. Io anche Lady Russell, ad esempio, è una che non è che proprio, cioè mi sa una molto snob. Sia tra i Cioè, cattivi, guarda, sia tra i cattivi che tra le coppie. allora, i cattivi, beh, Lidia e Wiggum, cioè proprio la coppia del terrore, cioè proprio terrificante. Non so chi sia peggio. Loro due sicuro. La cognata di Elinor e Marianne, insomma, quella che alla fine praticamente convince il marito a non dargli un penny, sostanzialmente quelle due povere disgraziate, la zia Norris, anche il padre di Carol, di Caroline, di Catherine in l'abbazia, insomma, no, di Catherine, scusami, di Tilly, padre di Tilly, insomma, il generale Tilly non è che proprio sia un santo, e Mister Elton, Cioè, anche secondo lui. me qua abbiamo un campionario, guarda. Forse tra le coppie, allora, che forse è un po' più difficile. Allora, tra le coppie, io ad esempio, Edward Ferrars non lo ammiro particolarmente. Cioè, Un vago ricordo durante la live che non attirava molti tuoi consensi, Edward Ferrars. no, nel senso, io proprio non, no, cioè, sveglia, dai. Edward Ferrars non lo amo particolarmente, eh sì. Tra le altre coppie, allora, beh, diciamo che anche Edmund non è che proprio sia, cioè, proprio quando Mary gli ha detto: "Guarda, spero che tuo fratello crepa, almeno tu diventi il primogenito, così ci sposiamo e tu sei ricco, io sono ricca", allora forse lì ha capito che forse non è proprio la donna per me, Mary, però doveva praticamente dirglielo in faccia. Altri però tra le coppie principali, no, 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 no. Diciamo, il podio per me dei personaggi maschili è Mr. Knightley per primo, Darcy per secondo e Brandon, il colonnello Brandon per terzo. Questi Ah, sono i miei ok, questi tre, sono tre. preferiti. Invece per le donne, Elizabeth, e sono indecisa, forse Emma e forse Elinor al terzo posto. Io faccio troppo Perché? fatica, te lo giuro, faccio troppo, sai che faccio veramente un sacco fatica, non lo so. Io ci ho ragionato, Elinor perché è l'eroina in cui mi rivedo più io. Caratterialmente io sono molto come Elinor, cioè non proprio come lei, però quando lei ad esempio sente tutti i problemi di tutti, però una certa svolta io sono molto così, cioè mi tengo tutto, mi No, tengo tutto. esatto, da quel punto di vista sì. Se dobbiamo scegliere quale forse tra tutte mi assomiglia di più, sì, secondo me è quella. Quella Crociata contro Edmund. che cerca di mettere d'accordo un po' tutti in casa, di placare gli animi, no? Cioè, direi che sì. C'è Direi di qualcuno sì. che ha scopi bellicosi, Nicole, crociata contro Edmund. Proprio non piace, non piace. Proprio a rogo, tipo, accusato di eresia, non lo Fantastico. Allora, io intanto, dunque, visto, vedo che qua qualcuno ti vuole lasciare anche andare a nanna. Quindi, vabbè, se volete un'altra live, voi, tanto il gruppo di Telegram c'è ancora, per cui se c'è qualche argomento particolare, scusa, cioè, mi sembra io la sfrutto, giustamente. Però se c'è qualche argomento particolare che volete approfondire, mi raccomando. Cioè, voi scrivetelo nella chat così ci mettiamo d'accordo e facciamo un'altra live a tema Angelica. Angelica, sei disponibile? Certo, Ottimo, magari dai. sui film, serie TV, forse quello non abbiamo parlato. Esatto, sì, quello lo Lo faremo so. altrimenti perché è già 1 ora e mezza questa live. Mi è piaciuta un sacchissimo. Quindi, grazie ancora tantissimissimissimo di questa live. Grazie a te che me l'hai chiesto perché mi sono divertita tanto e Boh. grazie a tutte le ragazze che hanno commentato.
Guarda, vogliamo la live, a posto. Sì, non vi preoccupate, ne facciamo un'altra di live. Tranquilla, tranquilla, ne facciamo un'altra di live. Qui, buonanotte, grazie a tutti e ci leggiamo sul gruppo di Telegram, ovviamente. Ok? Buonanotte a tutte, Buona grazie per... Jane, ovviamente. Buona Jane. E poi noi siamo Janet, giusto? Assolutamente, certo, scusami, ovviamente ci facciamo anche la maglietta mo adesso, Certo, assolutamente. assolutamente. Buonanotte.